In ritardissimo, ma abbiamo già parlato con le lavoratrici, con i lavoratori soprattutto di alcune questioni. L'ingegner Moretti, che ha assunto da poco la guida di Finmeccanica, ha già discusso con voi e io gli ho fatto da assistente rispetto a quello che accadrà a questa realtà. Lo vedremo insieme passo dopo passo e noi siamo qui per dire non soltanto che il lavoro è garantito fino al 2018, ma che uno stabilimento di eccellenza come questo non ha una data di scadenza e quindi noi avremo un futuro per cui l'operazione Ansaldo Preda comunque sia avrà la centralità di questo stabilimento di legge. Abbiamo incontrato anche tre lavoratori di Palermo e sappiamo che ci sono questioni aperte anche lì. Lì abbiamo detto con molta franchezza che la situazione è un po' più difficile, ma che abbiamo pronto anche nel caso di Palermo una soluzione di piano B. Però io nel dire grazie a Moretti, nel dire grazie ai suoi collaboratori, voglio anche dire una cosa. È la prima volta che nei giri trimestrali che faccio in Calabria, perché una volta ogni 3 mesi il governo viene in Calabria, lo sa il prefetto, lo sanno le autorità locali, è la prima volta in cui sono felicemente circondato dal nuovo sindaco di Reggio Calabria, dal nuovo presidente della regione Calabria. E allora io voglio dire come sono due amici, sono due persone straordinarie, sono due persone che sanno perfettamente che per questa meravigliosa città così bella e difficile, e tu lo sai per mille motivi familiari ma anche personali, perché credo che sia una scelta è pesante questa fascia. E credo che sia una fascia che tutti voi aiuterete a portare, sapendo che la vittoria del futuro di Reggio Calabria dipende da voi anche, non soltanto dal sindaco. Lo avete eletto, ma ora non potete lasciarlo solo. Io ti garantisco che noi non ti lasceremo solo e che insieme alla tua giunta, insieme alle donne e agli uomini che lavorano con te, faremo di tutto perché Reggio Calabria torni ad essere Reggio Calabria e non il problema del paese. Quindi da questo punto di vista garanzia totale. E con Mario, che ci siamo visti la settimana scorsa a chiudere la campagna elettorale nell'altra veste, lui era candidato, io ero segretario, lo so ancora, non vorrei che qualcuno adesso fosse tutto contento, ciao Enza, no, rimango ancora. Il punto che voglio dire è che quello che ci siamo detti in campagna elettorale deve diventare adesso realtà. La Calabria ha mille problemi, lo sappiamo, ma ha tutte le condizioni per poter essere un punto di riferimento per il paese. I vostri treni vanno a Honolulu, dice ci andassimo noi sarebbe meglio, no, lo capisco, ci vanno i treni, vanno a Copenaghen, dove la grande efficienza danese si regge sulla qualità delle donne e degli uomini che lavorano qui dentro. E allora c'è bisogno di rimboccarsi le maniche, costerà fatica, costerà sudore, ma noi questa regione, questa città e lasciatemi dire questo paese lo cambiamo e lo cambiamo anche grazie al lavoro di tutti voi. Per cui in bocca al lupo di cuore, caro Mauro, grazie, buon lavoro, il meglio deve ancora arrivare.